Ci sono molte resistenze, soprattutto al di fuori del Partito Democratico. Non rischiano di diventare primarie solo di un partito? Guarda, il dibattito che c'è in Italia in questo momento, specialmente da quelle che sono le classi dirigenti più giovani di età anagrafica, specialmente all'interno del Partito Democratico, fa capire che, come tutte le cose nuove, creano delle problematiche. Ma se pensiamo a colui che oggi si pone a diventare il leader di una sinistra moderna, e mi riferisco a Vendola, sappiamo che la sua forza nasce proprio sull'aver fatto partecipare in primis i pugliesi, e oggi vuol far partecipare la nazione a ricreare questo centro-sinistra passando attraverso la logica delle primarie. Quindi questo strumento non deve far paura, ma deve essere preso in maniera corretta per rilanciare e per far capire all'Italia che chi ha alternativa e chi è partito di governo è sicuramente il centro-sinistra. Le primarie a Vasto non mettono in discussione il sindaco, Luciano Lapenna? Il sindaco non è in discussione, il sindaco che diciamo, l'interfaccia, la punta di questa coalizione che in questi anni sta governando a Vasto, non è sicuramente messo in discussione, anzi il sindaco deve rilanciare quello più di altri, quello che questa amministrazione ha fatto, rilanciandolo sapendo che le basi per un futuro migliore per questa città sono state poste, specialmente nel riassetto generale di tutte quelle che sono, che erano e che continuano in qualche caso ad essere le problematiche della città. I prossimi 5 anni saranno sicuramente gli anni in cui, dopo aver fatto questo riordino, si potrà sviluppare quello che è un progetto futuro per creare nuova economia, per creare nuovo sviluppo e per riorganizzare un territorio che questa amministrazione non ha svenduto, e quindi continuare a ribadire questo concetto che non si svende il territorio. Domenico Molino si candiderà alle primarie. Io sono un quadro di questo partito, sono a disposizione del partito, se servirà probabilmente farò questa scelta, ma l'importante oggi non è Domenico Molino, l'importante oggi è trovare quell'unità, in primis all'interno del Partito Democratico, e un'unità di coalizione, guardando anche a chi non era con noi e che può tornare ad essere con noi o che può per la prima volta venire con noi, finalizzando tutti questi sforzi a far sì che anche nella prossima tornata elettorale il centro-sinistra ritorni ad eguagliare quei risultati che sono stati fatti nel 2006. Ecco, si parla nelle ultime settimane, anche negli ultimi giorni, di un suo dialogo con altre forze. Rimarrà nel PD? Io personalmente sono iscritto al PD, credo nel PD, nelle sue logiche fondanti, e continuerò a lavorare all'interno del PD per far sì che il PD diventi ancora più forte su Vasto, ancora più forte in Regione, ancora più forte in Italia.